Ciao, finalmente posso dire nuovo video perché sono passati 3 mesi da che ho fatto un video su questo canale. Era l'inizio di luglio, ho fatto un tutorial su un bracciale fatto di Super Duo, forse qualcuno di voi l'ha visto, Super Duo, perline e Bicono Swarovski. Vi metto il link qui del video, se casomai vi è sfuggito, insomma, a vederlo. Sono stata in stand-by per 3 mesi, per quel che riguarda creazioni, di perline, fimo e altre cose, cioè email, eccetera, per vari motivi, tra cui il caldo. Non sono andata da nessuna parte, quindi non ho niente da raccontarvi riguardo di carino, insomma, che ho potuto fare in questo periodo. Poi ho avuto problemi col computer, internet, eccetera, però sono stata molto contenta quando poi sono andata a guardare il canale, riguardo la crescita degli iscritti. Siamo a più di 3.200 iscritti, quindi anche se non ho fatto nulla ultimamente, comunque, grazie ai video che già ho fatto in precedenza, molte persone si sono iscritte, quindi, voglio ringraziarvi tutti per aver deciso di iscrivervi al mio canale. Questo mi ha dato l'input di iniziare di nuovo a fare video, perché adesso mi sento comunque responsabile di farvi contenti nel fare altri video, perché comunque molti di voi mi hanno fatto commenti riguardo ai tutorial, vi piacciono, come io li spiego, eccetera. Quindi adesso devo impegnarmi per fare nuovi tutorial. Nei prossimi video vi farò un tutorial già deciso che riguarda questa lavorazione. In realtà sono delle madreperla rotonde rivestite con delle perline Delica e Rocaille, delle Delica 110 e le Rocaille 150. Mi è stato richiesto il tutorial di questa lavorazione, quindi devo organizzarmi, comprare il materiale per fare questo tutorial al più presto. Nel frattempo, oltre che ad iniziarmi a vedere i video di altre creative che, malgrado il caldo, sono riuscita a fare anche tutorial, eccetera, e le ammiro molto sotto questo aspetto. Ho pensato di fare delle creazioni che uscissero al di fuori di quello che solitamente faccio. Già l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto delle lavorazioni con la lana, di cui ho fatto il video, riguardo a scaldacollo, sì, solo scaldacollo, sì. E ho ripreso di nuovo i ferri in mano, perché comunque siamo in autunno. Ci avviciniamo anche all'inverno e siccome devo fare dei mercatini, ho pensato di fare qualcosina con la lana e non solo con i ferri, ma anche utilizzando l'uncinetto. Ho cominciato a fare qualcosina, penso che farò altre cose un po' più impegnative nei prossimi giorni, però voglio farvi già vedere qualcosina, perché altrimenti sarebbe passato un altro mese senza fare video e questo poi mi dispiaceva nei confronti di chi si è iscritto al canale. Nel periodo in cui ho iniziato a fare questi lavoretti non avevo internet, quindi insomma sono andata a tastoni a fare qualcosina, perché comunque da bambina con la nonna ho imparato ad utilizzare l'uncinetto, quindi un pochettino di manualità ce l'avevo già. Poi sono andata in un negozio a Napoli per comprare della lana e mi sono trovata davanti il famoso, sì, l'ho messo al contrario, Tricotin, che è questo attrezzino del quale si possono fare dei tubolari in lana. E già da parecchio lo volevo comprare anche in fiera, però desistevo sempre perché pensavo che non l'avrei poi utilizzato. Però, visto che comunque devo fare questi lavoretti, voglio fare questi lavoretti per questi mercatini che ho deciso di fare nei prossimi mesi, ho pensato di comprarlo per farmi aiutare appunto a fare le lavorazioni in maniera più veloce. E quindi ho fatto dei lavoretti, già ve l'ho detto questo, sì? Ok. Adesso giro la telecamera e vi mostro un po' alla volta quello che ho combinato. Vi faccio vedere anche la lana che ho comprato per fare i prossimi lavori, perché mi piace tantissimo. E poi basta, sembra che non devo dire nient'altro. Volevo ringraziare tutte le persone che in questo periodo si sono preoccupate per me, alcune ne hanno
hanno chiesto anche privatamente se stava succedendo qualcosa, niente di grave, solite cose. Lo dico a chi già mi conosce e quindi insomma quello che un po' succede a tutti quanti, no? Soliti problemi. Niente, detto tutte queste cose, adesso giro la telecamera, vi mostro. Ah, volevo dirvi, ecco, mi ricordavo nel frattempo che parlavo, mi sono ricordata, che nei prossimi giorni farò anche un video dove vi parlerò di alcune novità che riguardano soprattutto le creative della zona di Napoli per quel che riguarda la fiera che si terrà dall'8 al 10 novembre, qualcosa di carino che avverrà in questi 3 giorni. Adesso vi dico solo questo, poi quando ne avrò la possibilità farò un video dove parlerò prettamente di questa no novità che ci sarà per quel che riguarda la fiera creativa alla Mostra d'Oltremare. E adesso mi fermo così. Ok, adesso giro la telecamera e vi mostro le famose creazioni che ho fatto con la lana. Ciao! Allora, comincio con queste 3 collane che ho fatto, sempre come vi facevo vedere prima, utilizzando il Trigotin per fare il tubolare che poi va sul collo, ovviamente come collana. Comincio per farvi vedere questo. Ecco qui, questo è un color lavanda, però con la luce che c'è non si vede bene. Ho collegato il ciondolo, diciamo, tra virgolette, con il tubolare utilizzando degli anellini in alluminio, anche per dare l'idea appunto della collana, e ho fatto questo primo lavoretto all'uncinetto, non è chissà che cosa, però è stata la mia prima realizzazione con l'uncinetto, non è proprio da buttare, quindi l'ho lasciata così. Ho fatto questa parte centrale aperta e questo con tutti questi anellini. Non so se devo irrigidirle, perché ho visto che Anarella Gioielli poi ha un suo modo per irrigidirli. In un primo momento ho pensato di non farlo, adesso sto pensando invece di irrigidirli un pochettino perché poi si deformano quando li posi male, insomma, li posizioni male. Vedremo. Allora, questa è la prima lavorazione. Poi ho fatto anche quest'altro fiore, come anche nella prima lavorazione di mia iniziativa, senza vedere nessun tutorial, anche questa. Per quel poco che ricordavo di quando ero bambina, insomma. E questo è un altro fiorellino, questo è sul bordeaux. Eccolo qui. Sempre tubolare, sempre anelloni. Anelloni, dico anelloni perché sono un po' grandi, questi sono sui 15 mm di larghezza, di diametro. Monachella, che sto dicendo? Moschettone, scusate. L'ho collegato vicino alla lana. E questa è la seconda collana. Poi ho fatto questa col verde petrolio, mi piace di più questo qui. È un altro fiorellino che ho fatto molto molto semplice, anche questo così come veniva. E mi piace, sempre utilizzando lo stesso metodo delle altre 2 collane. Poi ho fatto questa qui marrone, vediamo se è il lato giusto. Sì, eccola qui, questa mi piace di più rispetto alle altre. Anche perché ho fatto questa combinazione di marrone e questo color lavanda, dove risalta di più il fiore centrale. E poi ho aggiunto questi elementi metallici a foro largo che ho utilizzato anche per fare i bracciali quest'estate, per dare un tocco di luce alla collana. Qua ho fatto invece di un tubolare due, e anche qui ci ho messo il moschettone semplice. Questa al collo è molto carina. Ok, poi ho fatto questo che va sul collo e va laterale, i fiorellini vanno lateralmente al collo. Io avevo fatto un altro video poco fa dove vi mostravo come mi andavano al collo, però non mi piaceva come era venuto, quindi ho pensato, anche perché non si vedevano bene i dettagli dei fiorellini che avevo fatto, quindi ho pensato di farveli vedere così, però già così si vede insomma come viene indossato. Lateralmente al collo vengono questi fiorellini. Io ho fatto 2 fiorellini, uno più grande. Questi che stanno sotto sono tipo questo fiorellino qua, e poi ci ho aggiunto all'altro fiorellino di un altro colore al centro, più piccolino, e quindi fa questo effetto carino
come potete vedere, proprio come un fiorellino. Stavo pensando magari di aggiungere qua al centro qualche perlina, vedremo. Però adesso sono messe così. Poi non so, può darsi anche che in queste altre faccia la stessa cosa, vedremo. Al limite poi metto delle foto su Facebook. Poi ho cominciato finalmente perché sono stata... Ah no, poi ci faccio vedere prima quest'altra cosa, poi vi dico. Ho fatto questi orecchini che comunque anche questi ho fatto così di testa mia. Molto carini, che hanno questo effetto a goccia, diciamo. Con questa pietruzza ne voglio fare altri di altri colori, spero di ricordare come l'ho fatti questi perché... mi sono messa con l'uncinetto in mano e lavoravo senza neanche pensarci, quindi mi sono usciti fuori così. Eccoli qui tutti e due insieme. Mi piacciono anche il colore, mi piace tanto. Ok, poi stavo dicendo, finalmente mi è arrivato internet perché sono stata un periodo di tempo senza internet e ho potuto vedere i tutorial di Annarella Gioielli. E ho visto il tutorial di questa rosa in 3D che era da tempo che, cioè in questo periodo che stavo facendo questi lavoretti volevo realizzarla, ma con internet che non avevo, insomma staccato, non riuscivo a farlo. Ho provato col telefonino a vedere il video, ma non ci riuscivo proprio. E ho fatto questi fiori, questo è il più grosso, questo è un po' più piccolo e questo è ancora più piccolo, sono davvero carini. Ho utilizzato dei colori un po' tristi qua perché sono beige e marrone. Infatti voglio fare qualche altra rosellina di colori un poco più vivaci. E ho fatto, poi ci ho aggiunto la catena in questo modo perché questi poi vanno sul collo così, scendono a partire dal collo, dalla parte dove c'è l'orecchio fino ad arrivare alla gola, diciamo, giù alla gola, al collo, insomma, davanti. È molto carino, mi piace. Poi ho fatto anche questi bracciali che sono molto semplici, ovviamente avendo il tricotin non ci vuole niente a fare questi tubolari ed ho semplicemente aggiunto questi elementi in metallo che vedete qua c'è il gufetto, pure qua, mi sa che pure qua, sì, che fantasia. No, ho altri elementi diversi, però non so perché qua ci ho messo tutti i cubetti. Vabbè, ne devo fare altri perché, come vi dicevo, devo fare dei mercatini e quindi mi saranno utili. Poi ho fatto questa collana qui, fatta tutta di tubolare, che mi piace tantissimo, molto giovanile. Qua al centro ci ho inserito il marrone, questo è sempre il color lavanda di cui vi facevo vedere nella prima realizzazione, prima creazione, ed è molto carino indossato. E sul marrone ci ho messo questi elementi color argento che fanno un po' di luce sulla collana e va giusto sul collo. Poi, ecco qui, ho fatto quest'altra collana, questa è più lunga e il fiore va in questo modo qui. Questo fiore mi piace molto molto molto, pure questa è una cosa che mi sono creata io però tra virgolette perché queste sono, se vedete, sono dure, ci stanno degli anelli qua, sono degli anelli che avevo comprato di, mi sembra, non 15 mm ma di più, quasi una ventina di millimetri, bello grosso, in alluminio e li ho rivestiti e per rivestirli ho seguito il tutorial di Annarella Gioielli. Al limite dopo metto sotto il video sia il tutorial che ho seguito facendo questi fiori qui che quest'altro tutorial per rivestire un cerchio. Dopo che l'ho rivestito ho lavorato facendo dei cerchietti tutto intorno e dall'idea di un fiorellino. Li avevo fatti separati e volevo fare una composizione di vari elementi, però non mi piaceva come veniva e invece mettendoli così fa questo effetto tridimensionale molto molto carino che poi abbinato alla collana che è abbastanza lunga, vedete, va sulla décolleté anche più giù, molto molto carina. E per ultimo vi faccio vedere questa collana che devo tagliare il filo che è uscito qua, questo l'avevo inserito. Mamma ha fatto fa brutta figura, un attimino che prendo eccola qua, in diretta, taglio questo pezzettino uscito fuori che non mi piace,
Sono andata in settimana a comprare altra lana e ho comprato questa qui che va a vari colori, sfumata. Questa parte dal rosa al bordeaux, al fucsia, fino ad arrivare al marroncino, insomma, tutti questi colori qua. Io però l'ho messa, mi sembra, al contrario. Ecco, no, ho fatto un errore nella cucitura, adesso mi sto rendendo conto. Perché di qua l'ho cucito da questo lato qui all'esterno e da qua l'ho cucito da dietro. Era sera, avevo sonno ieri sera, ho fatto questo errore, me ne sto rendendo conto proprio in questo momento. Vabbè, dopo scucio questa parte e la cucio di qua. E quindi che ho fatto qua? Sempre seguendo le indicazioni del tutorial di Annarella Gioielli, ho utilizzato, adesso li prendo per farvi vedere se li trovo, degli anelli che avevo. Non li trovo, no, non li trovo, non so dove sono. Un attimo che li cerco. Ok, ci siamo. Questi anelli che poi sono magari gli stessi che vengono utilizzati per appendere le tende. Io li ho ricevuti in regalo da Sogni Svaro, Santina, che mi ha fatto un bel pacchetto con varie cose, vari tipi di materiali. Mi aveva mandato questi anelli. E alla fine ho trovato il modo per utilizzarli. Ho rivestito sia quello grande che quello piccolo e poi lateralmente ci ho creato questo fiore di mia invenzione, nel senso che non ho seguito nessun tutorial. Ovviamente, sicuramente qualcun altro pure l'avrà fatto, però l'ho fatto io senza seguire dei tutorial ed è uscita fuori questa collana. È indossata, è molto carina. Ho fatto questa parte qui un po' lunga, voglio farla più corta perché deve arrivare proprio su questa parte qui mi piace che sta sul collo, non deve scendere giù sul décolleté. E quindi taglierò questa parte per poi applicarci il moschettone e l'anellino di congiunzione. E mi piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere però la lana che poi ho comprato in secondo momento, devo fare altre cosette. Vi faccio vedere. Questa è la lana che ho utilizzato per fare questa lavorazione, farò anche gli orecchini, vedremo un pochettino. Poi ho comprato quest'altro colore che va dal grigio al crema marroncino, beige, molto molto carino. E poi ho preso quest'altro colore dove c'è pure il verde, sempre il beige, un verde più chiaro, il marroncino, un verde. Un altro tipo di verde, questo qui pure è carino. E poi ho comprato quest'altro colore dove c'è pure il rosso. Questo mi hanno detto che è tipo Missoni. Pure con questo ci voglio fare altri lavoretti, molto morbida questo gomitolo. Poi ho salto preso, vabbè, niente. Ho preso di nuovo il marrone perché a me il marrone è un colore che mi piace tantissimo. E voglio farci altri tubolari. Ok, credo di non avere più nient'altro da mostrarvi. Vi faccio vedere nei dettagli queste due madreperla che sono state rivestite in questo modo. Io già le ho fatte vedere in passato e saranno le protagoniste di un prossimo tutorial che farò. Non so se riuscirò a trovare le madreperla di questa grandezza, altrimenti le farò su quest'altro che è un po' più grande. Vedremo cosa ne uscirà. Ok, credo proprio di aver esaurito gli argomenti. Io vi saluto e spero di fare un video al più presto. Anzi, adesso mi viene in mente che voglio farvi vedere anche degli espositori che ho realizzato per i mercatini, molto pratici per poter esporre orecchini, bracciali e forse voglio fare qualcosina anche per le collane, vedremo, potranno sicuramente esservi utili se dovete fare dei mercatini. Ok, io nel frattempo vi saluto e al prossimo video. Ciao!